Buongiorno ragazzi. Oggi voglio parlarvi di un argomento che sto vedendo molto spopolare qui su YouTube, oltre che in palestra, e anche nelle persone che si rivolgono a me per essere seguite nell'allenamento. Sto parlando del cheat day e anche del cheat meal. Innanzitutto parto con il dire quello che viene propinato da tanti fit youtuber che ci sono, cioè il mettersi in una situazione di deficit calorico per 6 giorni alla settimana e poi però concedersi quel giorno di sgarro. E purtroppo questa è una mentalità che, grazie a questi individui, è perpetuata nell'utente medio della palestra. Lasciamo poi perdere le varie challenge che si trovano in internet, in cui sempre questi elementi, magari si fanno 10.000 kcal challenge e cose simili, che a mio avviso sono totalmente non salutari e oltre a questo di veramente cattivo esempio per chi li segue. Sempre in questo discorso rientrano anche quei vari PT online che si trovano in giro, che solitamente sono degli allenamenti senza la minima formazione, ma che si improvvisano, che magari danno diete. Sottolineo che se non sono nutrizionisti laureati non lo possono fare. Piccola parentesi. Propinano a tante persone che seguono la dieta vera e propria, in cui magari mettono tutta la settimana, quindi 6 giorni su 7, a volte 5 giorni su 7, merluzzo e broccoli, oppure merluzzo e qualche altro ortaggio magari, o verdura che comunque non apporta calorie. Poi però nei giorni, chiamiamoli liberi, concedono appunto una totale libertà nei pasti. Gli viene proprio detto ai loro malcapitati clienti di mangiare quello che vogliono in quei giorni. E capita infatti che poi queste persone che stanno, non dico a regime ipocalorico, dico praticamente a digiuno, capita che in quei 2 giorni, sabato e domenica tipicamente, si diano al binge eating. E questo, a parte il danno fisico che vi fa, porta anche alla lunga a dei problemi di livello psicologico. Ma lasciando perdere i vari PT improvvisati, quello che vorrei portare oggi è la mia visione di pasto sgarro o comunque di giornata sgarro. Dunque, intanto, se stiamo parlando di questo argomento, vuol dire che siamo dei soggetti che controllano la propria dieta, ci tengono, seguono un certo piano dal punto di vista dei macro. Quindi, per come la vedo io, un pasto sgarro significa mangiare appunto magari quella famosa pizza di cui si parla spesso, oppure il sushi. Quindi, questi pasti ci possono stare, ma quante volte posso permettermi questi pasti? Io personalmente, e sottolineo che ho una gara a settembre di Natural Bodybuilding, me li concedo una volta al mese. Sia perché non ne sento il bisogno, sia perché se iniziassi, come fanno tanti, a concedermeli una volta a settimana, il risultato non sarebbe più quello desiderato. Attenzione, quando mi concedo questi pasti, non è che quelle giornate mi sfondo. Comunque cerco di farle rientrare in un bilancio calorico totale della giornata. Quindi, se magari in quel singolo pasto ho sforato un po' le calorie che sarebbero dovute essere in quel determinato pasto, cerco di recuperarle con il restante pasto della giornata. Infatti, un consiglio che do a chi, ad esempio, sgarra, ma sgarra per esempio perché va fuori a mangiare con gli amici, che ci sta perfettamente, però allora dovete un attimo programmare quella giornata. Sapete che la sera avete la cena con gli amici, state un po' sotto con le calorie durante la giornata, quindi colazione, pranzo, spuntini vari. Molto semplice in realtà. Quindi il primo consiglio che do appunto sul pasto sgarro è di
farlo comunque rientrare in un bilancio calorico. Chiaramente non potremo avere dei determinati macronutrienti in quella giornata, cioè proteine, e grassi, carboidrati bilanciati, questo è logico, però rientrare in un determinato ammontare calorico è già un buon risultato per non andare a intaccare il lavoro che state facendo di dieta e allenamento. Un'altra precisazione che ci tengo a fare: avete visto un po' la mia condizione fisica nei vari video che ho portato ultimamente. Io attualmente ho una BF abbastanza bassa, quindi un pasto sgarro seguendo queste modalità che vi ho appena espresso lo potrei fare anche una volta a settimana volendo, non sarebbe un grosso problema. Però ribadisco, questo è ciò che posso fare io nella mia condizione attuale. Un soggetto che va in palestra, che magari ha quei 10 kg di sovrappeso di massa grassa e quindi il suo obiettivo è il dimagrimento e sta seguendo una dieta magari apposta per questo obiettivo, non si può concedere nessun pasto sgarro, perché prima di tutto deve eliminare quello che ha in eccesso. Se continua a concedersi i pasti sgarro anche una volta al mese, quell'obiettivo non raggiungerà mai, perché continuerà a darsi delle licenze. Cioè, non è un problema se sgarro una volta ogni tanto, ma è solo una volta a settimana, non funziona così. Io non vi dico, sono arrivato alla condizione che ho attualmente, sgarrando in modo però bilanciato. So che è un po' un controsenso, ma come vi ho spiegato, per me lo sgarro non è quello che si vede fare in giro. Sono arrivato appunto a questa condizione facendo questi pasti extra una volta al mese e sinceramente non sento neanche il bisogno di fare questi pasti una volta a settimana, cascasse il mondo, perché se no mi sento frustrato, triste o altro. E vi inviterei anche a ragionare su questo punto. Perché volete questo pasto sgarro? Oppure perché volete quel determinato alimento, magari ipercalorico, magari totalmente al di fuori della dieta che state facendo quotidianamente? Cioè, non può mancare quell'alimento. Cercate di ragionarci bene. Il vero motivo è, ma questo insomma ormai è risaputo anche a livello di comunità scientifica, il vero motivo è l'appagamento che dà questo cibo a livello psicologico. Perché in realtà il vostro organismo non ne ha assolutamente bisogno, anzi, se ci pensate, quel pasto sgarro, quell'alimento che non dovreste mangiare, vi sta solamente rallentando verso il vostro obiettivo, ve lo sta facendo allontanare sempre più. Però voi lo fate lo stesso, lo fate appunto perché in quel momento state cercando una sorta di gratificazione. E questa è una cosa che sto vedendo in molti clienti che seguo, purtroppo. Voglio farvi un esempio un po' più pratico a livello di chilocalorie, che come avevo già spiegato in un altro video chiamerò semplicemente calorie, ma per calorie comunque si sottintendono le chilocalorie. Farò un esempio prendendo me come soggetto. Se io mi imposto appunto una dieta per me di 2500 chilocalorie al giorno, che è sostanzialmente quello che sto facendo in queste ultime settimane, avrò un ammontare settimanale di 17.500 kcal. Se volessi fare un cut togliendo quotidianamente 300 kcal per un ipotetico dimagrimento, avrei 2.200 kcal quotidiane e settimanalmente 15.400, vale a dire un deficit totale settimanale di 2100 kcal. Vi assicuro che con un deficit simile la prima settimana la fame la sentite, probabilmente anche la seconda. Non è uno di quei deficit estremi, però insomma si fa sentire. Bene, con questo tipo di deficit la perdita di grasso settimanale ipotetico, perché ovviamente quando noi impostiamo un deficit simile quello che perdiamo non è solamente grasso, ma in un mondo ideale, fantastico, dove tagliando le calorie si perde direttamente il grasso, sapete quanto grasso perderei con questo sistema? Esattamente 233, qualcosa, grammi di grasso.
Stiamo parlando di poco più di 2 etti di grasso con questo deficit. Quindi per perdere 1 chilo di grasso in questa modalità ci vorrebbe poco più di 1 mese. Pensate a chi vuole perderne 10. Chiaro, c'è chi mi dirà, ma allora basta impostare più bassa la montare giornaliero. Non è proprio così, perché impostare un ammontare quotidiano più adeguato, più sostenibile, permette appunto al soggetto di raggiungere i suoi obiettivi. Se noi lo mettiamo a ipotesi da 2500 a 1800 kcal, qualche giorno magari resiste, poi il risultato sarà semplicemente che dopo qualche giorno farà questi famosi cheat day, neanche programmati, semplicemente non ce la farà più. E qui rientrerà un misto di aspetto psicologico, ma anche fame vera e propria. Ecco perché appunto non ha senso, a mio avviso, fare un cut drastico, soprattutto in soggetti che non possono sostenerlo. Visto che ho iniziato a parlarvi delle chilocalorie, stiamo parlando appunto di cheat meal, voglio parlare della tanto famosa e adorata pizza del sabato sera. Ah, la pizza del sabato sera. Io non posso vivere senza la pizza del sabato sera. Guarda, sto in riga tutta la settimana e poi però il sabato sera 2 pizze almeno. No, non ci siamo proprio. Ribadisco, se avete già raggiunto tutti i risultati che volevate raggiungere in palestra con il vostro fisico, o se l'aspetto fisico non vi interessa, fatevi pure queste 2 pizze il sabato sera. Nessun problema. Ma se siete tra quella miriade di soggetti, e tipicamente lo siete, che vogliono un determinato aspetto fisico o comunque che vogliono dimagrire, non potete concedervi quelle 2 pizze tutti i sabati sera, assolutamente no. Giusto per farvi un attimo capire la cosa, una pizza margherita, una, e la margherita è tra proprio le più base, corrisponde a 720 kcal. Una, magari poi ci mettiamo anche la birretta assieme da mezzo, 215 kcal. Quindi siamo già a 935 kcal. Ma tipicamente chi si concede questo pasto non si ferma alla margherita. Un esempio più sostanzioso? Pizza capricciosa. Sarà poco di più rispetto alla margherita? No. Siamo già a 1155 kcal. Pizza da sola, senza contare bevande o altri cibi. Tipicamente poi viene anche il dolce, A proposito di alimenti dolci, un'altra cosa che vedo andare tanto è il croissant. Perché purtroppo queste abitudini alimentari sono state perpetuate nel tempo, probabilmente da cattive educazioni alimentari, esempi sbagliati. Ma a parte questo, un croissant, che sia ripieno o no, varia dalle 350 kcal alle 400 kcal. Il croissant da solo. Fate un attimo la conversione in grammi di grasso, quelli che vorreste perdere, diciamo, e capirete da soli che forse non è il caso di assumere certi alimenti. Come vi dicevo, quel deficit di 2100 kcal, che comunque è molto basso, viene vanificato subito se iniziamo a fare un cheat meal o cheat day che sia, perché nel momento in cui appunto vi concedete un giorno proprio totale in cui colazione libera, croissant, succo di frutta e tutto quello che ci va dietro, pranzo, all you can eat di sushi, McDonald's, pizza, so bene che sto parlando di alimenti diversi, ma il concetto è l'ammontare delle calorie totali che questi pasti comportano. E poi ovviamente alla sera, a cena, si esce anche lì, quelle 2100 kcal che avete tagliato le avete superate almeno del doppio. Quindi in definitiva, questo è un po' ciò che penso io del cheat day o cheat meal. Quindi, per come viene visto solitamente, secondo me deve essere proprio abolito. Se invece lo vedete in un'ottica più come la mia, cioè ok questo pasto extra, ma solo se
I miei obiettivi li ho già raggiunti e comunque faccio sì che questo pasto non sia una totale abbuffata, ma semplicemente un pasto che rientra nelle calorie quotidiane. Se siete tra quei soggetti che vogliono dimagrire e hanno un bel po' da fare, il cheat day o cheat meal proprio scordatevelo. So di essere stato piuttosto lungo in questo video perché avevo veramente tanto da dire e non ho neanche detto tutto in realtà. Ho appena iniziato a sfiorare la superficie di questo argomento, ovvero alimenti, calorie, eccetera. Comunque, spero di avervi passato il mio concetto base, cioè no cheat day, no cheat meal, così. Se il video vi è piaciuto vi ricordo sempre di mettere un like e di iscrivervi al canale, se non siete già iscritti. Se avete qualche dubbio in merito a quello che ho detto, mettete un commento qui sotto, non c'è nessun problema, io appena posso vi rispondo. Se avete dei suggerimenti da darmi su questa tipologia di video, anche questi scriveteli senza problemi. Inoltre vi chiedo anche di scrivermi magari se c'è qualche argomento particolare che volete che io tratti qui sul canale e io ci farò un bel video. E come sempre noi ci vediamo qui alla prossima.